Siamo alla seconda parte del nostro programma, l'approfondimento, dicevamo oggi la scintigrafia ossea. Dottor Capuano, quindi spieghiamo cos'è, a cosa serve, quali indicazioni ci dà, si fa per una precisa parte o anche per tutto l'apparato scheletrico? Ma la scintigrafia ossea, come lei ha anche anticipato, è una delle indagini che praticamente in medicina nucleare è più conosciuta, perché è associata a una serie di patologie oncologiche come controllo e di eventuali ripetizioni a livello dell'osso di varie patologie oncologiche che noi conosciamo. La scintigrafia ossea però definita così sembrerebbe un'indagine di tipo morfologico, cioè che io faccio la scintigrafia ossea per vedere se c'è o non c'è un determinato problema secondario. Invece la scintigrafia ossea, come tutte le indagini della medicina nucleare di cui ne abbiamo sempre parlato e sempre detto, è un'indagine funzionale che, come lei nell'anticipo della prima parte di presentazione, ha definito studia il metabolismo dell'osso. Perché il nostro organismo è un organismo che cerca di difendersi, per cui a qualsiasi insulto patologico che può incontrare, in questo caso un'alterazione, un rimaneggiamento della matrice ossea determinata da una lesione metastatica, da una frattura, da un fatto infiammatorio, si determina un'alterazione osteoclastica Sì, dell'osso stesso. infatti ho letto che anche per un tumore alla prostata, è vero, la scintigrafia ossea è Sicuramente, un test, perché è un marcatore, è un diciamo. marcatore nel senso che Sì. praticamente è un indicatore di eventuale ripetizione della patologia Sì. oncologica prostatica a livello delle ossa. E quindi nel momento in cui c'è questo processo osteoclastico di riduzione della matrice ossea, il nostro organismo cerca di assumere le sostanze che le necessitano, il calcio e il fosforo, per poter rimarginare e rimodellare l'osso stesso. E quindi noi iniettando dei fosfati marcati non facciamo altro che andare a vedere la concentrazione di questi fosfati a livello delle lesioni che presumibilmente potrebbero essere di che natura. E questo è il punto. Cioè la scintigrafia ossea quindi diventa un esame estremamente sensibile per quello che riguarda, perché qualsiasi alterazione, anche minima, della matrice ossea viene evidenziata. E qui vediamo una total body, è vero? Sì, questa è una total body, è Che una parte del segmento sì. scheletrico che prende parte del torace e parte della. Come E si chiama? quindi. Anche PET, è vero? Si chiama No, questa è un'altra cosa, quella è è tutta un'altra. un'altra cosa, è tutto un altro principio. E allora, come dicevo, la scintigrafia ossea in definitiva va a definire quelle che sono le situazioni ossee di quel momento metaboliche. Quindi alta sensibilità ma bassa specificità, perché quali possono essere poi queste lesioni? Allora, e quindi in questo principio qua la cosa fondamentale è che il medico nucleare sia impegnato nella conoscenza precisa del quadro diagnostico e patologico del paziente, perché è quello sulla quale viene effettuata praticamente poi la diagnosi definitiva. Cioè, se un paziente è oncologico, il medico nucleare ha sicuramente un atteggiamento diverso da Sì, certo. se il paziente non è oncologico, tanto per dire questo. E con questo principio, la medicina nucleare, presso la scintigrafia ossea, non è collegata solamente ed esclusivamente alla patologia oncologica, sia di tipo primario che di tipo secondario, ma ne riscontriamo tante indagini nell'ambito dell'ortopedia, le fratture, il consolidamento delle fratture sono fondamentali per capire praticamente se una frattura è ancora o il callo osseo è ancora in via di formazione o meno, se una frattura è ancora esistente o meno. Nella patologia o quindi nell'ortopedia. Inoltre, usando una tecnica trifasica come viene definita, andiamo a studiare lo stato infiammatorio o lo stato di rigetto dell'eventuale protesi d'anca, e anche questo è un altro discorso molto importante che viene nell'ambito dell'ortopedia. Ma se poi nell'ambito dell'ortopedia in cui c'è anche lo studio della necrosi asettica della testa del femore, che sicuramente la scintigrafia può chiaramente individuare meglio di altre situazioni. Ma andando avanti, nell'ambito della medicina dello sport, tutte quelle che sono le fratture da stress, le microfratture,
che praticamente impegnano solamente la matrice periostea, cioè quella là superficiale dell'osso, che radiograficamente vengono poco individuate, sì, se non, non individuate, la scintigrafia non solo ce le individua perfettamente, specialmente nei calciatori a livello delle ossa metatarsali o dei pallavolisti o dei giocatori di basket a livello delle mani, eccetera, ma può darci un'indicazione di microfratture periostee. Alterazioni cosiddette metaboliche dell'osso. Per cui queste sono proprio vere e proprie fratture, sono proprio rotture del periosteo. Queste fratture poi chiaramente hanno un tempo di guarigione che devono essere date, perché se io non le individuo radiologicamente, insisto, l'atleta non torna in campo. Non solo non torna in campo, ma avrà sempre dolore. Possono essere indicative nelle varie patologie infiammatorie, per esempio nell'artrite, nell'artrosi, nella spondilartrite, sono tutta una serie di patologie che noi possiamo studiare anche le articolazioni, la concentrazione del farmaco a livello delle articolazioni. Hanno un'indicazione addirittura nell'iperparatiroidismo, perché la teca cranica e praticamente lo sterno diventano ipercaptanti. Ha un'indicazione nella displasia fibrosa ossea, una malattia poco... scintigrafia perché? O scintillografia? No, scintigrafia. Scintigrafia, scintigrafia. È una... che cos'è? Qual è l'etimo... che cos'è che dà rispetto ad altre esami? È la scintilla che viene, e per questo erroneamente viene detta anche scintillografia, è la scintilla che emette l'immagine radioattiva, cioè che emette la sostanza radioattiva che viene captata dal detector, che è la gamma camera. È un esame che possono fare tutti o ci sono controindicazioni? No, non ci sono controindicazioni, e possono fare tutti. Volevo semplicemente concludere il discorso di prima dicendo che la displasia fibrosa ossea, che ti fa vedere quando è una malattia molto importante, perché il tessuto fibroso può sostituire l'osso, quindi con conseguenze di fratture spontanee, e quindi individuare le zone fibrose dalle zone ossee. E un'altra cosa, in America la scintigrafia, e concludo, viene anche utilizzata in medicina legale, cioè la rima di frattura rimane a vita, ma se quella radiografia viene presentata in un processo legale, se sapere se di recente o è passata, la scintigrafia ce lo può dire. Sì. Tornando adesso... Dicevamo, la possono fare tutti, tranne probabilmente le donne in gravidanza. Viene utilizzata anche se ce n'è necessità in pediatria, perché poi in definitiva, chiaramente modulando la dose sul paziente considerando il peso e l'altezza del paziente, e praticamente si modula la dose. Ma perché? Perché è una indagine che non dà conseguenze, non richiede preparazione, perché io posso fare colazione la mattina, mangiare, non ho nessun problema. L'unica attenzione che devo fare quando faccio la scintigrafia è il tempo di esecuzione e praticamente la preparazione tra l'iniezione e la scintigrafia, perché io, dopo che aver iniettato queste sostanze che sono fosfati marcati con tecnezio, faccio sì che il paziente beva perlomeno un litro e mezzo, se non due litri d'acqua, nell'arco di 2 ore. Perché serve questo? Perché una volta che praticamente io faccio bere il paziente, aumento la volemia, cioè la possibilità che il sangue passi più volte sulla matrice ossea, e quindi più sostanza viene estrapolata. Dopo due ore, circa un'ora e mezza, 2 ore, di attesa, facendo sì che il paziente svuoti la vescica, perché poi c'è una concentrazione notevole di quest'acqua in vescica, che poi sarebbe un'acqua radioattiva, e quindi la vescica, se è piena, può darmi fastidio allo studio del bacino. Sottopongo, come si vede nell'immagine, il paziente ad una scintigrafia, la quale scintigrafia total body. Il paziente viene messo su un lettino, c'è un detector superiore, una gamma camera total body, con doppia testa, c'è una testa superiore e una testa inferiore, lo stativo scorre,
il paziente passa attraverso le due teste e praticamente così abbiamo accorciato, avendo le due teste, i tempi di esecuzione dell'esame. Perché prima, quando c'era una sola testa, si poteva fare prima la scansione anteriore e poi la scansione posteriore. Sì. Invece le ultime gambe camera a due teste ci permettono di fare con una scansione sia la parte anteriore sia la parte posteriore. Ovviamente poi successivamente, se abbiamo bisogno di fare dei particolari, possiamo tranquillamente concentrarsi su una zona. Se invece dobbiamo andare a fare un'indagine funzionale, ovvero di tipo trifasica, allora il paziente va posto inizialmente sotto la gamma camera e viene iniettato direttamente sotto la gamma camera. Sì. Perché la prima fase è la fase vascolare del segmento, però questa non è total body, è solo di segmento. Cioè si deve studiare un'articolazione, un tratto di segmento osseo. Quindi successivamente viene sottoposto ad altre due scansioni a 5-10 minuti per uno studio di blood pool, viene definito, cioè di perfusione, di vascolarizzazione dei tessuti circostanti. Poi tornerà nella sua sala d'attesa, continua a bere, può mangiare, può fare quello che vuole, viene richiamato dopo un'ora e mezza e farà il total body. Insomma, e noi potremo avere quindi un aspetto diciamo sia segmentario vascolare sia total body. Sì, quindi un esame poco, anzi per nulla invasivo, non provoca disagi. Quanto tempo dura? Questa è la durata forse? Generalmente dura un quarto d'ora. Un quarto d'ora, le voglio dire che anche un'altra cosa, che in corso di scintigrafia molte volte i pazienti hanno dolori diciamo a livello sacrale e quindi si sospettano delle sacroileiti. Anche con la scintigrafia ossea, con calcoli ben definiti, c'è un programma particolare che ci fa individuare la captazione tra l'osso e l'articolazione sacroiliaca, noi possiamo fare diagnosi di sacroileite oppure non sacroileite e quindi dare al collega ortopedico un'indicazione significativa per quello che è la terapia del futuro della persona. Precauzioni, le ripeto, non ce ne sono. Sono le solite e uniche precauzioni che noi diamo a tutti i pazienti che hanno fatto la scintigrafia, cioè quella di nelle successive 24-40 ore dall'esame di stare lontano da donne incinte e da bambini. Sì. Ma perché si porta ancora un minimo, un residuo di radioattività. Esatto, il minimo residuo di radioattività. Che viene poi espulso con le... Diciamo, allora, se fosse solamente fisico, verrebbe espulso in 6 ore, già si dimezza della metà. Sì. E quindi nel giro di 6-7 emiperiodi dovrebbe essere completamente eliminato. Ma consigliando al paziente di bere acqua, sicuramente la fase biologica di eliminazione è maggiore, tant'è vero che se io volessi fare la scintigrafia il giorno dopo avrei grosse difficoltà a poter fare una buona scintigrafia. Quindi al termine della scansione si può riprendere la nostra vita, per esempio un calciatore, un pallavolista, un cestista che ha fatto la scintigrafia non c'è nessuna controindicazione. Non c'è una controindicazione, cioè può tornare... Assolutamente no, perché al limite la sostanza che ha assunto su dei fosfati e quindi calcio, fosforo, se noi li assumiamo normalmente nell'alimentazione, le abbiamo avuto praticamente per via endovenosa, ma non c'è nessuna controindicazione. E il tecnezio non è altro che un percorato di sodio, cioè un isotopo veramente innocuo che esiste in natura, che si avvicina al sale di cucina. Altro particolare è che quando il paziente viene passa attraverso là, non ci sono radiazioni. Allora, è il paziente la sorgente radioattiva. È lui che è radioattivo e non la macchina. Mette radiazioni. Sì. Quindi dobbiamo stare attenti. È la macchina che lo raccoglie. La macchina non è altro che un rilevatore. Come il rilevatore, un rilevatore di radiazioni che poi attraverso una scala di Grigi vengono trasportate a un sistema di computerizzato e quindi un sistema di revisione di questi impulsi che vengono attratti e quindi trasformate poi in un'immagine scintigrafica. Ecco, qui vediamo la paziente che riceve l'inoculazione. La paziente che sta facendo praticamente una scintigrafia e viene posizionata questa è una scintigrafia, deve bere. Probabilmente quella paziente stava facendo un esame dinamico, perché prima è stata iniettata sotto la gamma camera, poi viene sollecitata a bere per favorire la volemia, come io le ho detto, e dopodiché
praticamente verrà sottoposto sì. a ulteriore indagine completa sì. e tutto. Ripeto, sì. una cosa fondamentale che io voglio dire è che con la scintigrafia, essendo un'indagine funzionale, non può prescindere dalla conoscenza delle condizioni clinico del paziente, non può assolutamente prescindere. Cioè praticamente io ho difficoltà a leggere una scintigrafia se non so il paziente perché la fa. Quindi il paziente deve essere accompagnato da una situazione... Possibilmente, io almeno nel sì. mio modo di operare chiedo sempre al paziente una documentazione sì, sì. e il motivo per cui esegue quell'esame e in modo da poter dare poi una risposta adeguata al quesito. Sì, che cambia l'approccio. Perché sì, se il paziente certo. è oncologico c'è un certo tipo di approccio e anche nell'esecuzione dell'esame successivo si possono chiedere dei particolari differenti. Se il paziente non è oncologico probabilmente certe volte dobbiamo autonomamente decidere di fare un'indagine diciamo dinamica più veloce prima su un determinato segmento per poi controllarlo dopo. Quindi è fondamentale che il medico nucleare in primis sia di fronte al paziente a chiedere sì. che cosa deve fare e perché lo deve fare. Questo è fondamentale. Bene. Dottor Capuano, grazie. Noi oggi ne sappiamo veramente molto di più sulla scintigrafia ossea. L'ultima volta abbiamo fatto quella renale, sì. però la scintigrafia si usa, è vero, anche per, diciamo, per individuare e rilevare altre anomalie, è vero? Tantissime, tantissime, ma sempre, sempre studiando una funzione dell'organismo, sì. perché come principio fondamentale l'alterazione della funzione dell'organismo precede... Il, certo. poi la malattia dell'organismo certo, stesso. Certo.